All'ospedale Bonomo di Andria sarà offerto un servizio gratuito di revisione della terapia farmacologica a soggetti che assumono 5 farmaci al giorno. Sentiamo Marilena Farinola. In occasione della giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, dedicata quest'anno al tema della sicurezza farmacologica, il personale sanitario dell'unità operativa complessa di medicina interna dell'ospedale Bonomo di Andria offrirà dalle ore 9 alle ore 13 il servizio di revisione della terapia farmacologica a soggetti che assumono cronicamente 5 più farmaci al giorno. Attraverso un apposito software verificherà se la combinazione di farmaci assunti va bene o può essere migliorata. Al termine della valutazione verrà rilasciato un referto da portare in visione al proprio medico curante per le decisioni opportune. Tutte le persone che verranno inviate, dei colleghi di medicina generale, che prendono 5 o più farmaci, avranno un colloquio con noi internisti e con i farmacisti sul loro utilizzo dei farmaci. Perché prendere più farmaci non significa essere curati al meglio, perché ci sono delle interazioni che vanno valutate. Alla fine di questo colloquio, di questa visita, noi consegneremo un report che però poi verrà consegnato, inviato al medico di medicina generale, affinché il paziente si renderà conto delle eventuali, se ci sono, interferenze tra i vari farmaci e eventualmente sugli eventi avversi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di identificare evidenti o potenziali effetti negativi che superino i benefici correnti di un farmaco per salvaguardare la salute del singolo paziente. In quest'ottica è importante che si instauri quella che è l'alleanza terapeutica tra medico, paziente e farmacista per un corretto dialogo e una corretta gestione delle terapie, evitando che ci siano comunque che siano prescritti e assunti farmaci non necessari. Una efficace e attenta deprescrizione con un corretto dialogo del farmacista e del medico col paziente può portare a un efficientamento delle cure.